grazie di essere qui, siamo anche noi molto interessati alla presentazione di questi dati, di queste informazioni che riteniamo utili per non solo comprendere il fenomeno, cosa che dobbiamo fare tutti abitualmente, ma anche per orientare le nostre politiche sociali complessive in questa fase così difficile, complessa, dove modelli di riferimento non ce ne sono più e cerchiamo di capire un po' come intervenire per garantire una politica pubblica che permetta a tutti di essere supportati e rispettati nei propri diritti. Porto il saluto anche dell'assessore Viventi, che non è potuto venire, che rappresenta nella giunta comunale, nella giunta regionale, questo tipo di politica. Ci tenevo a dire soltanto queste due cose, e ascolterò con attenzione le considerazioni che emergeranno. Noi in questo periodo consideriamo i fenomeni migratori, assieme ad altri fenomeni tipo i processi di invecchiamento della popolazione, come due elementi sostanziali e fondamentali per rivedere i nostri sistemi di protezione sociale. La questione immigrazione è ormai un elemento che è parte integrante del nostro contesto sociale. Al di là degli ultimi sbarchi su cui poi Di Biagi interverrà, il fenomeno immigratorio ormai è parte essenziale del nostro tessuto sociale. Sono per gran parte cittadini italiani che sono dentro un contesto ormai stabilizzato, che è intervenuto anche sul livello di produttività, di occupazione, che è un elemento che è parte integrante delle modifiche che sono in corso nel nostro contesto sociale, strutturale, italiano e marchigiano. Per cui tendiamo a considerare sempre meno come un fenomeno a sé stante, tant'è che nell'ultima legge sulle politiche sociali che verrà approvata in Consiglio entro l'anno abbiamo proprio previsto che non ci fosse più uno specifico piano sull'immigrazione, ma entrasse dentro a pieno titolo il piano sociale regionale, perché è componente essenziale, perché per gran parte sono cittadini italiani con cui occorre fare i conti, perché sono cittadini italiani che stanno comunque contribuendo a modificare la struttura sociale del paese. Quindi occorre un ripensamento complessivo in termini di disponibilità finanziaria, in termini di partecipazione, in termini di confronto culturale, di abitudini, di confronto religioso, che sono questioni che stiamo affrontando da qualche anno e che esigono, a fronte anche di tante difficoltà a comprendere ancora queste situazioni, un ritornarci in continuazione. Dicevo prima Di Biagi, noi ci troviamo spesso a rispondere a delle interrogazioni di consiglieri regionali che da una parte è meglio che non cito in questa sede, perché danno proprio l'idea di quanto sia complesso e difficile considerare questo fenomeno come un elemento di grandissimo arricchimento proprio in ordine alla comprensione delle prospettive del nostro paese. Cioè dobbiamo fare i conti con questi fenomeni considerandoli non soltanto come molti spesso li considerano un problema, ma una sfida importante, come una sfida è il tema dell'invecchiamento, una sfida è il tema dell'immigrazione, una sfida è il tema delle nuove modalità di occupazione giovanile. Sono tutte sfide che ci aspettano e che esigono da parte dell'operatore pubblico e dell'amministratore, in questo caso anche visto che siamo in regione, una capacità di vedere in tempi lunghi l'enorme risorsa che abbiamo accanto, che speriamo di poter utilizzare al meglio, perché come sapete i fenomeni immigratori sono diventati, come dire, quasi inferiori rispetto ai fenomeni emigratori nel nostro paese. Molti giovani vanno via, altrettanti ne arrivano, non sempre c'è il giusto equilibrio, addirittura pare che l'immigrazione sia superiore all'immigrazione, quindi davvero sta cambiando profondamente. Occorre che ci interroghiamo, perché è importante fermarci a capire come leggere questi dati, queste informazioni, farci aiutare da chi è nelle condizioni di darci gli elementi utili su cui riorientare le nostre politiche pubbliche. Certo, accanto a questo è importante il tema della discriminazione, che è un fenomeno che riguarda complessivamente la convivenza civile, su cui il fenomeno migratorio ha scatenato anche situazioni esasperate, ma che ci sia una difficoltà di relazioni complessive tra cittadini italiani
in cui comprendo anche gli immigrati, al punto da rendere difficoltoso la capacità di sintesi tra le diversità, è un altro fenomeno importante che occorre tenere sotto osservazione, intervenire laddove ci sono situazioni di emergenza, ma intervenire con un grossissimo lavoro che aiuti la società civile, oltre che i politici, a rendersi conto che abbiamo di fronte davvero io credo, un bene prezioso, che potrebbe rivoltarcisi contro, ovviamente, se non affrontiamo il giusto modo. Però penso che questo debba essere un modo per gestire, intendere, costruire in questo contesto le politiche pubbliche, la programmazione, il rapporto con il territorio, la partecipazione, la sussidiarietà, le disponibilità finanziarie, il coinvolgimento, tutto quello che sono gli interrogativi che ci arrivano dal territorio. Noi lo sentiamo molto forte, anche perché non sempre ci sono le sufficienti idee chiare per capire come procedere. Da una parte si va avanti giorno per giorno, dall'altra parte stiamo scoprendo panorami e scenari nuovi. Ecco, questo è il contesto in cui viviamo, è il modo con cui affrontiamo con questo momento, questo incontro, come stiamo affrontando anche le altre iniziative dal progetto Nodi sulla discriminazione insieme al difensore civico regionale che ci vedono direttamente coinvolti proprio con questo atteggiamento di chi vuole capire, di chi vuole intendere per poter poi fare al meglio. Ecco, questo era quanto volevo dirvi, questo ripeto è il nostro stato d'animo con cui ci avviciniamo a questa situazione. Adesso vi do la parola alla collega Susanna per proseguire il lavoro. Sì.